Build a quel lato, build a quel lato, build a lo migliori, build a lo Vabbè. migliori. Din don dan. Din don dan. Ciao a tutti amici di Vapers for Passion. Buonasera, oggi vi parliamo di un atomizzatore apparentemente sconosciuto prodotto da eBoss Vape, un RDA che si chiama Blitz. Viene proposto come atom ibrido, diciamo un po' da flavor, un po' da cloud, una buona via di mezzo possiamo definire. Adesso lo andiamo a guardare da vicino, lo buildiamo e lo sloppiamo. Yes. Andiamo all'unboxing di questo atomizzatore, scatolina molto semplice, nulla di che. Al suo interno troviamo l'atomizzatore che andiamo a guardare meglio dopo, rimuovendo questa imbottitura e quest'altra. È un sacchettino con O-ring, viti di ricambio e cacciavitino per poter svitare e avvitare le torrette. Confezione molto semplice, minimale, poco ricca di contenuti. Ma adesso Miles ci farà vedere, ovviamente, la cosa cruciale, l'atomizzatore. Diamo un'occhiata al nostro Blitz. È un RDA da 24, come ne abbiamo già visti tanti, con il deck placcato in oro 24. Pin in rame, sporgente naturalmente, ma la sua più grande caratteristica, che lo rende diciamo diverso un po' da quelli che sono gli altri RDA che ci sono adesso sul mercato, è il foro dell'aria. Che cos'ha di particolare? Girando la parte superiore del cap, non abbiamo la classica chiusura dell'aria laterale come l'abbiamo per dire in un Cosmonaut, piuttosto che in un Goon o in un Apocalypse, ma abbiamo una vera e propria saracinesca. Girando la parte superiore del cap, andiamo a regolare l'aria. Come potete vedere, se io giro in questo modo, abbiamo la prima regolazione che chiude parzialmente, leggermente, il nostro foro, e pian piano che giriamo andiamo ad aumentare sempre di più la parte chiusa, proprio come se fosse una saracinesca, fino a chiuderlo totalmente. Che cosa può portare questo tipo di airflow? Che la nostra coil, invece che essere chiusa lateralmente come era magari molti altri, l'aria arriva sempre per tutta la larghezza della coil, ma si regola solo nell'altezza, lo spessore. Quindi abbiamo comunque una resa molto buona. Questa è, diciamo, la caratteristica principale che contraddistingue questo RDA. Andiamo a dare un'occhiata al deck. Il deck, come vi ho già detto in precedenza, è placcato oro 24. E non è un deck, diciamo, innovativo. Sembrerebbe essere praticamente un ibrido tra il deck di un Peerless e un deck Velocity. Quindi anche se siete agli inizi delle rigenerazioni, diciamo che questo è un deck molto semplice da rigenerare. Presenta dei fori per buildare normali, non troppo grandi ma né troppo piccoli. E un'altra cosa positiva che almeno a me piace molto, ha le viti a taglio che io prediligo assolutamente piuttosto che quelle a stella o i grani. Detto tutto, direi che andiamo a buildarlo e poi dopo lo proveremo. Pronti per rigenerare? Yes. Per rigenerare abbiamo optato per una serie di motivazioni, quali fili disponibili visto che mi devono arrivare, ho fatto da poco l'ordine, e per via dell'airflow che appunto offre, dov'è il cap? Compa. Per questo airflow un po' così, usandolo con la prima scanalatura possiamo dire, quindi con l'airflow leggermente chiuso, optiamo per 8 spire su punta da 3 di Nichrome 90-22 gauge, anche perché è un filo che raffredda abbastanza in fretta e sì, ho notato che quest'atom forse tende un po' a scaldare in alcuni casi, vero? Quindi volevo stare anche un attimino più leggero per evitare di creare troppo calore. Detto Pronti. Questo, cominciamo subito a fare le nostre coil e via con l'avvolgimento. Intanto posso mettermi avanti e preparare il cotton. Yeah. Sempre fedele Muji. San Muji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tac, sezione di filo da poco, perfetto, da qua.
calibrato, perfetto. Minghie. Catalano è pronta la seconda? Yes sir, già pronta, non sei mica qui a pettinare le marmotte. Infatti, quelle le abbiamo pettinate prima. No, le pettiniamo dopo quando cotoniamo. Va bene. Ecco il nostro risultato finale, ora andremo a rodare le coil con il nostro cannoli. Per come l'ho visto io, questo atomizzatore, nonostante che non sia assolutamente conosciuto, oltre che essere prodotto in Cina, ma comunque essere un prodotto originale perché non è il clone di nessuno, non lo trovo assolutamente male. Questa idea dell'airflow non è assolutamente una cattiva idea, hanno avuto un'ottima idea. E, però posso aggiungere che comunque, non dico perché è un prodotto cinese, perché ce ne sono milioni di prodotti cinesi, anzi la maggior parte sono cinesi, però ha un po' di pack di costruzione, ho visto, per dire, c'ha degli o-ring che sono, non tengono di più, ogni tanto non riesco neanche a infilare il cap fino in fondo, che è una cosa che mi dà un po' fastidio. Poi se uno vuole provare a togliere il cap, la parte superiore del cap, io ci sarò riuscito una volta, sulle mille volte che ci ho provato, sì. Prova a toglierlo, senza togliere tutto il cap. Bene, io non ci sono riuscito. Perché devi fare svitandolo. Comunque è un po' brigoso. Perché sì, ed è un po', diciamo, prodotto con della leggerezza, anche se tu tocchi un po' questa parte, non dico che è tagliente, però è un po' tirata via nella produzione, non è tanto curata, perché è anche un prodotto da una trentina di euro viene venduto. Posso dire una cosa? Certo. Cosa ti ricorda questo atom? Il sì. È lui, vecchio! È lui! Questo è un Zit in versione economica. Cioè, sì. Riga. Un Zit in versione economica, ragazzi. È un... Sì. Chip-sip. Chip-sit. È un chip-sit. Che non è il nome di un cinese, ma è un modo per dire economico. Il tipo di tiro lo ricorda, anche perché l'airflow è molto simile, anche se è più personalizzabile. Mm-hmm. Sì, con queste torrette così, quest'airflow dà un buon flavor, mi piace, qualcosa che è un pelino meno a parer mio. Poi dopo, vi dico anche che per noi, per mancanza di filo, abbiamo usato questo qua, però personalmente, come parlavamo oggi con lui, una Kleptonina 5 spire punta da 2,5 delle Klepton, magari 26x36, sì. Poi anche le 26x32 in commercio che ci sono, se non potete avere certi tipi di coil, credo che secondo me bene comunque in nichrome. E quindi sì, con un Klepton secondo me va a prendere una rotondità che gli può dare qualcosa in più rispetto anche a build come questa, seppur comunque il flavor ne sa, comunque non è che è da scartare o comunque non è appagante. Non è troppo marcato in delle note sotto, non so neanche come spiegare, delle note un po' più tonde, un flavor forse spigoloso, più al secco tendente, possiamo dire. Sì, un flavor un po' secco, però c'è. Sì, come ha detto lui, anche nella cosa costruttiva del cap, però sì, per quello che è il prezzo, comunque un atomizzatorino che... Non lo prende in considerazione. Per la facilità di generazione, vaschetta molto profonda, anche, diciamo. Sì, è vero. Un'altra cosa che ho notato e che non mi ha fatto impazzire
è che la filettatura del pin dell'attacco 510 non so per quale motivo è molto brivosa da svitare, quindi sul tubo, anche se lo metti sulla basetta che lo generale, fai veramente una gran fatica. Mi è capitato di dover andare a fare forza con le pinze per toglierlo, perché non, ma anche senza che si sia formata della condensa, proprio completamente asciutto, appena cotonato tutto, si fa fatica a toglierlo. Non so se probabilmente per il tipo di filettatura. Sono cose che però mi sembra comunque doveroso riferire. In linea di massima, quindi lo passiamo come prodotto? Sì, dai. Rapporto qualità-prezzo, guarda qui ancora sto cavolo di... Sì. Eccolo! Per andare in fondo devi premere così. Quindi sì, costruzione, aspettatevi quello che può essere un Atom per quella fascia di prezzo. Però sì, da provare per il tipo di tiro e appunto per provare questo flavor un po' più così. Secondo me che con i fruttati potrebbe andare bene, sai, secondo me che dici? Sì, l'ho provato con i Cloud Niner, se non era affatto male. Secondo me deve andare bene con dei fruttati, costato un po'. Se uno deve prendere un clone, più o meno con quel prezzo, magari non vuole prendere un clone di un altro prodotto, vuole una cosa diversa, potrebbe orientarsi su questo. Il video è terminato, se vi è piaciuto... Iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete un bel mi piace sotto al nostro video se siete su YouTube. E se siete su Facebook mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e anche al video qua sotto. Io sono Kata. Io sono Miles. E alla prossima recensione. Ciao. Ciao. Gli diamo due colpi.